Per quanto riguarda gli stipendi, il modello Ju Juventus è replicabile anche per gli altri club? Credo che ogni società, ogni categoria abbia le sue peculiarità, quindi sarà anche difficile trovare dei modelli che possano andare bene all'interno delle stesse categorie. Indipendentemente da questo, è un argomento che è sempre sui giornali, che sembra quasi che le rinunce agli stipendi dei calciatori sia l'unico problema del nostro sistema. Noi abbiamo sempre dato la disponibilità perché i calciatori hanno sempre manifestato la disponibilità a essere a disposizione proprio del sistema. Il problema è che vogliamo anche capire le altre parti, la federazione, le leghe, le società, quale parte vogliono recitare in questo sistema, perché noi vorremmo creare un fondo solidaristico. E ce ne sta dando esempio la Germania, ma anche altre realtà europee, nel quale, si possa, con il quale si possa dare una mano a chi nel nostro mondo è più in difficoltà. Credo che la responsabilità nostra sia soprattutto tutelare i redditi più bassi, tutelare anche tutti i calciatori e le calciatrici che nel mondo dilettantistico sono dei professionisti di fatto che vivono di calcio. Quindi, la disponibilità anche dei grandi calciatori credo sia evidente a tutti quanti. Stiamo tutti quanti chiedendo al sistema di accantonare una parte di queste rinunce, una parte di queste somme per poter intervenire su chi effettivamente si fa il calciatore, è fortunato, probabilmente molto più di altri lavoratori, ma ha comunque dei redditi che non gli permettono di rinunciare in questo momento a somme importanti. I calciatori, se rinunceranno a delle somme contrattuali, ci hanno anche chiesto esplicitamente che venga creato un fondo per i meno fortunati, perché è fuori di dubbio che un sostentamento all'interno del sistema, un principio solidaristico all'interno del sistema, è un passaggio molto importante che ci permetterebbe di salvaguardare i redditi più bassi. Ogni società e addirittura all'interno delle società, anche tra i calciatori ci sono situazioni molto differenti che possono essere legate alla parte variabile del contratto o a un rinnovo appena fatto o da fare. Quindi è davvero molto molto difficile trovare un modello che possa soddisfare tutti. Quindi credo che le trattative saranno portate avanti anche col nostro supporto, ma all'interno delle singole squadre. Per cui non c'è una strategia comune con gli altri club. No, anche perché a parte la Lega Pro con la quale abbiamo in questi giorni in corso un ragionamento che potrebbe effettivamente coinvolgere tutte le società, ma sia la Lega di Serie A che la Lega di Serie B non hanno mai avanzato proposte che riguardino il taglio specifico degli stipendi. Si sta parlando di sospensione dei pagamenti per permettere eventuali accordi, proprio perché anche a livello tecnico-giuridico le situazioni sono molto differenti.